Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, gli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che domenica 18 giugno a Casale Sulsile si svolgerà il terzo appuntamento del Fata Festival, iniziativa dedicata ai quattro elementi fondamentali della vita. Fuoco, aria, terra e acqua sono gli ingredienti basilari dell'esistenza. Dalle 10 alle 15 si andrà alla scoperta dell'elemento acqua con il supporto dell'associazione Universo Outdoor. Presso il porticciolo di Casale Sulsile ci si potrà cimentare nello stand-up paddle, disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, ovvero esplorare il fiume stando in piedi sulla tavola. Durante la manifestazione sarà presente il personale della Federazione Italiana Salvamento Acquatico per la dimostrazione di salvataggio con unità cinofile. Appuntamento dunque a domenica 18 giugno a Casale Sulsile. Proseguo segnalandovi che la Proloco di Resana vi invita numerosi al Bosco del Pettirosso a San Marco di Resana, perché sabato 17 e domenica 18 giugno ci sarà la festa del solstizio d'estate. Dalle 16 in poi animazione per bambini con spettacoli di danza, letture, la caccia al tesoro e ancora spettacoli di burattini, aperitivo in musica e alla sera intrattenimento e proiezioni di film per le famiglie. Per il programma completo della manifestazione vi invito a consultare la pagina Facebook della Proloco di Resana. Appuntamento dunque al 17 e al 18 giugno, evento che poi verrà replicato il 24 e 25 giugno. Vi segnalo che mercoledì 21 giugno si svolgerà la festa della musica a Villa Correr Pisani di Montebelluna, con un concerto lirico-sinfonico che omaggerà il grande tenore montebellunese Gastone Limarilli nel 25esimo anniversario della morte. Alle 21 i riflettori si accenderanno sul palcoscenico allestito nel giardino della villa, dove prenderanno posto due orchestre, la Reorchestra Giovanile e l'Orchestra Giovanile Filarmonia Veneta, riunite sotto la bacchetta e il progetto artistico di Elisabetta Maschi. Ad interpretare arie e duetti le giovani voci del soprano Federica Vitali e del tenore Matteo Mezzaro. L'appuntamento è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montebelluna e organizzato dall'Associazione Musicale Music Drama APS. In caso di maltempo, tutto spostato al Pala Mazzalovo. Nel 1963 la prima donna nello spazio. Si chiamava Valentina Tereskova, la prima donna della storia lanciata nello spazio. Aveva 26 anni e un passato da operaia quando fu selezionata per il programma di addestramento da cui dovevano uscire i futuri astronauti della missione sovietica Vostok, la prima a portare l'uomo nello spazio. Dopo la missione Valentina divenne un'eroina nazionale, le vennero dedicati un francobollo e una linea di macchine fotografiche. Senza la curiosità, la vita è soltanto uno stare in coda. Richard Bandler. Vediamo insieme la cartolina di oggi di Notes Turismo. Scopriamo le bellezze del Veneto e il fascino unico della nostra regione. Casale Sulsile è una graziosa cittadina lungo la Restera che si affaccia sul fiume Sile, il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. L'origine del nome Casale, piuttosto diffuso in Italia, è facilmente spiegabile. Deriva dal latino casalis, casolare, piccolo insediamento rurale. È probabile, infatti, che già in epoca romana il paese costituisse un vicus, ovvero un villaggio di campagna al confine tra gli agri di Treviso e Altino. Conosciuta e ricordata per essere il paese dei barcari, Casale Sulsile ci sorprende nel percorso ciclopedonale lungo il Sile. Oltre alla fitta vegetazione, si possono ammirare interessanti ville venete, alcune delle quali costruite a partire dal XV secolo. Simbolo del paese è la Torre dei Carraresi. Edificata nel 1380, è quel che rimane di un antico fortilizio di epoca medievale che i Da Camino, signori di Treviso, utilizzarono durante la lotta contro i veneziani. Un'antica leggenda racconta che Attila, nel tentativo di saccheggiare Venezia, abbia nascosto un vero tesoro in una stanza misteriosa e inesplorata sotto il castello di Casale, di cui oggi rimane appunto soltanto la torre.
Tra leggende, dunque, testimonianze del passato e un contesto naturalistico splendido, è bello perdersi a scoprire Casale sul Sile, guidati dalle acque calme del fiume. L'unica vera direzione la indica lui, il Sile. Notes Turismo oggi ci ha portato a Casale sul Sile, un luogo splendido, un ottimo spunto per le vostre gite fuori porta in Veneto. È tutto, arrivederci.